La storia in podcast di Focus. Alla fine della guerra, Robert Oppenheimer è un personaggio di enorme popolarità in America e nel mondo. Ma gli scienziati, alcuni scienziati, gli rimproverano di aver consegnato all'umanità questo potere enorme di cui c'è la preoccupazione che i politici e i militari non sappiano come usarla o possono volerne abusare. E un'altra parte degli scienziati invece gli contesta delle scelte non ottimali. È stata prodotta una bomba atomica, c'è un filone di ricerca che pensava che bisognasse arrivare subito alla bomba all'idrogeno, che è la fase successiva. Oppenheimer pensava che ci sarebbe voluto troppo tempo e aveva l'ansia di finire prima che ci arrivassero i nazisti e comunque per far finire presto la guerra in Europa. Alla fine inizia una fase di discussione fra scienziati, discussione fra la scienza e la politica. Oppenheimer torna a fare il suo mestiere di fisico e di insegnante, lavorerà praticamente fino alla fine della sua vita a Princeton, all'Università di Princeton, dove ha insegnato e dove vive Albert Einstein. Come buona parte degli scienziati, come lo stesso Einstein, come la stragrande maggioranza degli scienziati, soprattutto di chi lavora nella fisica, questo quarantenne, appena quarantenne, ha già praticamente esaurito la sua fase creativa, la fase delle intuizioni dal punto di vista scientifico, quindi si dedica ad insegnare quello che lui aveva appreso, capito, intuito, ma non c'è più una grande produzione scientifica nel secondo dopoguerra, ma incominciano anche le polemiche, perché Oppenheimer, col suo prestigio e col suo ruolo, vuole influenzare, esercitare una pressione, influenzare la politica, ma la politica e la sicurezza degli Stati Uniti, che stanno per entrare in quella fase un po' ossessiva in cui talora il buonsenso viene, anzi spesso il buonsenso viene obnubilato del maccartismo all'inizio degli anni 50, cioè la fobia, la paura del comunismo e il vedere comunisti dappertutto, i film di fantascienza dell'epoca o anche film apparentemente neutri come Bandiera Gialla, che è il film del contagio portato negli Stati Uniti, si riferiscono sempre alla preoccupazione che i germi del comunismo intacchino la società americana e il capitalismo americano e i concetti di libertà e di democrazia americana. E Oppenheimer, che come abbiamo detto insieme a molti altri scienziati negli anni 30 era stato vicino, aveva partecipato alle discussioni, non è chiaro, non c'è una prova certa che sia stato iscritto o meno al Partito Comunista. Lui dichiarava di non esserlo mai stato, anche se aveva contribuito finanziariamente a delle raccolte di fondi del Partito Comunista. E comunque questo suo passato, le sue frequentazioni, anche il ruolo di suo fratello, anche lui fisico, anche lui docente di fisica, anche lui vicino al Partito Comunista, fanno sì che dopo una serie di dolorosi percorsi e esami della sua posizione che ne mettono in dubbio la sincerità, la lealtà, la correttezza, l'integrità morale e comunque ne mettono in dubbio l'affidabilità dal punto di vista della sicurezza per gli Stati Uniti, Oppenheimer verrà privato del clearance, dell'accesso a informazioni da cui dipende la sicurezza nazionale degli Stati Uniti o da cui si ritiene che dipenda la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, e quindi non potrà più fare parte di organi consultivi che suggeriscano alla politica le scelte da fare. Lui è convinto
inizialmente che gli Stati Uniti dovrebbero condividere le loro opinioni, e questo lo pensava anche già durante la guerra, che dovrebbero condividere le loro informazioni con gli alleati e quindi anche con i sovietici, poi è convinto che nel dopoguerra l'arma atomica e le conoscenze atomiche debbano essere affidate a un organismo sovranazionale, lui pensa alle Nazioni Unite che sono appena nate, perché ne facciano un uso equo e non diano a un paese una superiorità sull'altro. Gli Stati Uniti invece sono gelosi di questo potere che loro solo hanno fin quando poi non lo avranno anche altri, a partire dall'Unione Sovietica che si dota abbastanza rapidamente della bomba, e a quel punto le Nazioni Unite non faranno altro che certificare che le potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale sono le potenze che legalmente detengono la bomba atomica. Cinque paesi con diritto di veto nel Consiglio di sicurezza sono anche i cinque paesi che legalmente detengono la bomba atomica: gli Stati Uniti, la Francia, la Gran Bretagna, la Russia, oggi la Russia, allora l'URSS, e la Cina, da quando la Cina entra nell'ONU, viene ammessa nell'ONU perché fino agli anni 70 c'era Taiwan al posto della Cina all'ONU. Altro elemento che dice dell'insoddisfacente funzionamento dell'ordine internazionale, e gli scienziati che pensano alla condivisione, che poi si riuniscono in associazioni che fanno campagna sulla pericolosità del considerare la bomba atomica, le atomiche, la bomba all'idrogeno che arriva come degli strumenti di dissuasione, di deterrenza potenzialmente utilizzabili, anche se poi tutta la storia della guerra fredda dimostra che l'equilibrio del terrore ha sostanzialmente funzionato. E quindi Oppenheimer fa discorsi, continua a insegnare a Princeton, fa discorsi, viene ricevuto in consessi internazionali, ma non è più una voce ascoltata negli Stati Uniti. Riceve un primo indennizzo di questi trattamenti ricevuti, dovrebbe ricevere. Anzi, lo riceve dal presidente Kennedy, siamo nel 1963, che gli conferisce una onorificenza, un'importante onorificenza e anche un forte sostegno finanziario, ma non sarà Kennedy a consegnargli l'onorificenza, perché quando la consegna avviene, Kennedy è già stato ucciso, la consegna la farà il suo successore, il presidente Johnson, ma in quell'occasione First Lady di Kennedy, Jacqueline, vorrà intervenire alla cerimonia e dire personalmente a Oppenheimer la stima che il marito aveva in lui e il sentimento che il marito aveva che la sua figura fosse stata oggetto di ingiustizie o di sospetti non sensati dopo la guerra. Siamo ormai al tramonto della vita di Oppenheimer, che è ancora giovane, ma che muore nel 67 a 63 anni, fumatore accanito, muore di un cancro alla gola. La scienza non aveva ancora individuato la pericolosità del fumo come causa di tumori, e la sua scomparsa è un ulteriore momento di coesione della comunità scientifica, anche di quella che ne aveva contestato alcune scelte, ma la restituzione a Oppenheimer delle clearance di sicurezza che gli erano state negate è avvenuta soltanto molto di recente, l'anno scorso mi sembra, perché il processo di riconoscimento dei propri errori della politica americana e anche dell'intelligence americana o dell'eccessiva severità di alcuni giudizi è stato molto lento e molto faticoso. Alla fine Oppenheimer scompare senza Nobel e senza una fama scientifica fortissima. I grandi fisici del Novecento, lui non figura fra i nomi, ma lui figura fra i nomi di quegli scienziati come Wernher von Braun, che hanno tradotto la loro scienza in applicazioni pratiche concrete. Il Prometeo americano
ha dato all'uomo la forza dell'atomo, Werner von Braun ha portato l'uomo sulla Luna, o almeno ha contribuito, ai suoi studi hanno contribuito a farlo, ma gli resta l'appellativo, che è ormai il suo, di padre della bomba atomica. La fama di Oppenheimer è stata senz'altro rinverdita in questi giorni, in quest'estate, dall'uscita del film di Christopher Nolan, Oppenheimer, il titolo equivale al è quello del cognome del protagonista, che è tratto da una biografia dello scienziato intitolata, con una serie di espressioni che abbiamo già ritrovato nella nostra chiacchierata, Robert Oppenheimer, il padre della bomba atomica, il trionfo e la tragedia di uno scienziato, di un American Prometheus. Il film, che chi non ha visto, a mio avviso, farà bene a vedere, perché è un film di una grande intensità e di una grande forza, con una narrazione a volte complicata su piani diversi tra il dopo Seconda Guerra Mondiale e invece il progresso della storia dal giovane Oppenheimer all'Oppenheimer capo del progetto Manhattan, con l'inserimento anche di figure femminili che hanno avuto un ruolo importante nella storia di Oppenheimer, che in un passaggio del film non particolarmente lusinghiero viene definito un donnaiolo dall'intelligence americana. Il film racconta le varie angosce del personaggio Oppenheimer, ma anche dei personaggi che con lui collaborano e che con lui vivono. Da una parte ci sono le angosce e anche gli antagonismi, le rivalità, le differenze di opinione scientifiche: è meglio fare così o fare in quest'altro modo? È giusta questa equazione o è sbagliata? È vero che rischiamo di far scoppiare il mondo, oppure c'è la ragionevole certezza che questo non avverrà? In un passaggio del film che senz'altro resta nella memoria degli spettatori, il capo militare del progetto gli chiede a Oppenheimer: ma se facciamo scoppiare la bomba c'è il rischio che esploda il mondo? Basandosi su un dubbio scientifico che lo stesso Oppenheimer gli aveva espresso, e Oppenheimer risponde: le possibilità che ciò succeda sono vicine a zero. E il militare, con molta concretezza, risponde, gli replica: zero sarebbe stato meglio, perché effettivamente poi nella fisica quantistica le probabilità sono un elemento centrale nella distribuzione della materia e nelle scelte da fare. Ciò detto, non sono io un fisico e posso dire delle sciocchezze su questo. Da una parte quindi i dilemmi scientifici, dall'altra i dilemmi morali. È giusto avere un'arma di questa potenza? È giusto che quest'arma venga utilizzata contro una popolazione sostanzialmente civile? Perché se anche scegli una città che ha obiettivi militari o un obiettivo che, come dire, ha un potenziale militare, però sai benissimo che il danno si estenderà a tutta la popolazione civile intorno. E chi deve gestire questo potere? E la scienza ha il diritto di intromettersi, il dovere di intromettersi nell'uso di quello che sono i suoi ritrovati, oppure la scienza si ferma al ritrovato e poi il resto è la politica, la società, l'etica che deve intervenire? Insomma, tutti esposti in modo non dottorale e non fastidioso, ma nell'ambito di dialoghi fra i personaggi. E poi c'è, non in uno svolgimento temporale, ma in uno svolgimento parallelo, c'è il dopo, quando sia l'intelligence che la politica ostacolano Oppenheimer, che oltre a essere un personaggio difficile, non aveva lo spirito del diplomatico e quindi riusciva spesso anche a mettersi contro persone che sarebbe stato meglio avere a favore, sia nello sviluppo del progetto Manhattan che dopo questo. Il film ricorda, se qualcuno l'avesse visto, una serie televisiva che
uscita tra il 2014 e il 2015, quindi meno di una decina di anni fa, in due stagioni successive, che si intitola Manhattan e che è il racconto del progetto fatto non dal punto di vista, come nel film di Christopher Nolan, del capo del progetto, ma dal punto di vista di alcuni dei personaggi di contorno del progetto, di giovani matematici, fisici, chimici, chiamati a partecipare allo sforzo senza essere loro i personaggi di assoluto rilievo, con i problemi delle loro famiglie intorno. Anche nella serie Manhattan compare la figura di Oppenheimer e ho la percezione che Christopher Nolan e anche i protagonisti del film di Christopher Nolan abbiano visto la serie, perché alcune cose, a partire dal cappello, che comunque era un tratto caratteristico, un cappello a tese larghe che Oppenheimer usava indossare, ma quello che colpirà chi ha visto la serie e chi ha visto il film è che la ricostruzione del villaggio della città di Los Alamos, una città fatta di case di legno, come la maggior parte delle case americane, è molto simile. Evidentemente sia gli sceneggiatori della serie che gli sceneggiatori del film si sono basati su quello che era davvero Los Alamos tra il 43 e il 45, e che poi è scomparso, dice Oppenheimer a Truman, che non apprezza cosa dobbiamo fare, gli chiede Truman, di Los Alamos, e la risposta di Oppenheimer: restituitelo agli indiani perché quella è una loro terra. Una risposta forse tagliente, probabilmente saggia, che in parte la politica ha anche seguito, perché non è più Los Alamos il centro delle ricerche scientifiche e degli sviluppi americani sulla bomba atomica, ma si è trasferita altrove questa attività. Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.